Dunque, vediamo. Ciao, alla conferenza eri tu che cercavi di far capire a Barnard che comunque il suo manifesto prevede l'utilizzo di sistema bancario e non si capisce chi gestirà tale sistema? No, io alla conferenza non c'ero perché ero in corso di aggiornamento per altre cose e quindi non ero io. Basta, tutto qua. Ciao Andrea e grazie. Ok. Bene, allora, che ore sono? Mancano 10 minuti. L'incipit era Sì, pronto. allora intanto ci tenevo a rinfrescare un po' la memoria rispetto ai temi che abbiamo trattato l'ultima volta. Abbiamo parlato, puoi prendere nota. No, Sì. se serve. Vado a braccio, mi ricordo abbastanza. Abbiamo parlato un po' del linguaggio, di come il razzismo si può, diciamo, inserire all'interno del linguaggio. Allora, non volevamo parlare prettamente di razzismo nel nostro caso, volevamo parlare prevalentemente di divisione, cioè ci sono dei modi di parlare, dei modi di porsi che dividono e che, come dire, sono però un po' l'abitudine, sono un po' abitudini che abbiamo nel nostro modo di fare. In particolar modo abbiamo stabilito dei sintomi che dovrebbero attivarci i campanelli di allarme in quanto, come dire, è come se tutti noi avessimo dei piccoli fanatismi nascosti dentro di noi. E ogni qualvolta, appunto, ci ritroviamo nella situazione in cui facciamo una distinzione tra bene e male, che per noi è chiara e come dire, è definita. In questo caso noi andiamo a creare un piccolo estremismo. E questo è un po' il sunto della cosa. Questo estremismo, che ha anche altri sintomi, non solo questo, poi si traduce nelle relazioni che noi andiamo a vivere. Si creano delle dinamiche, e queste dinamiche creano dei presupposti in cui si esprime violenza. È indifferente che noi, come dire, giudichiamo bene o male la violenza. Fatto sta che quella violenza si esprime. Cioè, indipendentemente da quello che noi pensiamo sulla violenza, molte volte ci troviamo a creare i presupposti perché essa si manifesti. Quindi oggi andremo a leggere un testo che ha scritto una persona che stimo molto, che è un insegnante di Aikido, che ho conosciuto personalmente, ho avuto l'onore di essere suo allievo per un breve periodo. E che parla sostanzialmente della relazione dal punto di vista dell'Aikido. È molto interessante e fornisce molti spunti di riflessione. E quindi, dopo la pubblicità, certamente ne parleremo. Io adesso ho bisogno di andare a recuperare del materiale prima di appunto parlarvi di questa cosa. Per cui, appunto, vi faccio sentire qualcosa. Visto che qualcuno ha veramente gradito la canzone dei Porcupine Tree che ho messo prima, gliene faccio sentire un'altra che è Stars Die. La faccio partire, ve la faccio ascoltare, ci sentiamo a breve. Tra un attimo, c'è un piccolo problema tecnico, ecco a voi. Eccoci di nuovo in studio. Avete ascoltato i Porcupine Tree? Questo era Stars Die. Mi fa molto piacere appunto che questo gruppo sia stato gradito. Petra Gabriel, in certe canzoni molto varie, ti dico qualcosa su questo gruppo visto che ti piacciono, Mario. Va detto che Steven Wilson, che è un po' la mente del gruppo, un po' il Roger Waters della situazione. È molto attivo, non ha solo questo gruppo, ne ha un sacco di altri, un sacco di project, side project e anche solista. Ha una produzione di dischi spaventosa nel corso di un anno, non so neanche quantificare quanti ne faccia. È molto bravo, è molto creativo e anche non fa cose scontate e banali, quindi basta informarsi un attimo, troverai molto su di loro. Ok?
torniamo alla, al nostro, diciamo, riepilogo della tematica, tematica trattata la volta scorsa. Dicevamo e parlavamo di fondamentalismi, fondamentalismi che si nascondono però nelle abitudini quotidiane. Allora, come li identifichiamo questi fondamentalismi? Secondo Giuseppe Faso, che è un professore universitario, il fondamentalismo ha queste caratteristiche e sono le seguenti. La convinzione che esista una verità che deve valere sia nei rapporti verticali, uomo-Dio, che in quelli orizzontali, uomo-società, cioè uomo-uomo sostanzialmente. Il tentativo di calare le norme dell'eventuale libro sacro di turno alle forme di azione sociale e politica. Il trasferimento di linguaggi e concetti dal campo religioso a quello politico. La forza di mobilitazione collettiva, per cui il leader, appellandosi alla verità, qualunque essa sia, qualunque sia quella che loro la definiscono verità, richiama una collettività che si ritiene in pericolo, minacciata da un nemico, che è esterno oppure interno, che intende a far coincidere col diavolo il male, eccetera. La lotta, insomma, del bene contro il male. Sempre quella è. Allora, questi quattro punti, appunto, sono in atto tutti i giorni e sono in atto non in solo nei fondamentalismi più noti, ok? Ma sono dei fondamentalismi che abbiamo insiti noi nelle nostre abitudini di vita quotidiana. Quando abbiamo a che fare con uno di questi punti, siamo di fronte ad un fondamentalismo. Noi lo avremmo chiamata mappa mentale, però le mappe mentali possono essere positive o negative. Sarebbe più corretto dire mappe mentali rigide, credenze rigide. Quando diventano rigide, non sono più di beneficio, sono un maleficio. Ok, sono un maleficio perché producono poi violenza fondamentalmente, perché creano una divisione netta. E, allora questo è un po' il presupposto. Da qui io appunto vado a leggervi il testo che è stato scritto da Marco Favretti, che è un maestro di appunto di Aikido. Tra l'altro lui opera nella zona qui di Padova e lo potete trovare, insomma, io lo reputo davvero una persona molto valida e davvero un bravo insegnante. Allora, lui parla di conflitto e relazione in Aikido. Allora, questo che noi andiamo a leggere è un intervento che ha fatto a una conferenza che si è tenuta ad Abano Terme nel 2007, che si chiama Vaigan. Era una conferenza molto grossa rispetto alla cultura orientale. Ve la leggo integralmente e poi ne parliamo insieme. Allora, ringrazio appunto gli organizzatori di GAN per avermi permesso di prendere la parola, eccetera, eccetera, eccetera. Cultura orientale e giapponese in particolare, perché l'Aikido in particolare riguarda la cultura giapponese. In un momento in cui il multiculturalismo sembra una parola alla moda, ma che nella realtà poi non è quasi mai accompagnato da azioni concrete, né da una vera disponibilità ad andare all'incontro della cultura dell'altro. Queste giornate di studio e di scoperta della cultura orientale rappresentano, a mio avviso, un'opportunità interessante che vale la pena di cogliere. Vi sono infatti oggigiorno segnali preoccupanti di una tendenza a restringersi all'interno del perimetro dei propri valori, ritenuti sicuri perché tramandati da generazioni. E questa tendenza a delimitare rigidamente i confini di cosa siamo noi e cosa sono gli altri tradisce una insicurezza di fondo riguardo alla propria identità individuale e gruppale. Vorrei meglio dire clanica, comunque sia di gruppo. Di conseguenza, come sempre accade quando sentiamo minacciata la nostra identità e sconfessata la nostra maniera di intendere la realtà, la tentazione del ricorso alla violenza è forte. E così, fin dal preambolo, siamo entrati direttamente al cuore del tema che intendo trattare in questa conferenza, la riflessione condotta dall'Aikido sui temi del conflitto e della relazione, temi che considero centrali per chiunque abbia a cuore il problema. Che problema non dovrebbe essere? C'è il problema della convivenza pacifica tra gli uomini. Dopo aver ringraziato chi mi ospita, e qui aprendo una parentesi, dico che basterebbe riflettere sull'etimo di questa parola per avere già materiale sufficiente per avanzare in profondità sul nostro tema. Ospite, xenos nella lingua greca, indica lo straniero, cioè l'appartenente ad un'altra cultura con il quale sono stati
scambiati i doni rituali per suggellare un'amicizia e che in virtù di questa di questo riconoscimento è in virtù di scusate, o c'è un errore o sto leggendo male. Allora, cioè l'appartenente ad un'altra cultura con il quale sono stati scambiati i doni rituali per suggellare un'amicizia e che in virtù di questa c'è un riconoscimento reciproco, insomma, che si può estendere alle generazioni successive. Quindi, dopo questo scambio di doni, questo straniero può circolare liberamente all'interno della società greca, venendovi accolto in pace. Abbiamo quindi riassunto in una parola il concetto di alterità, di riconoscimento dell'alterità, cioè di qualcosa che è diverso da quello a cui siamo abituati, della presenza di uno scambio rituale di doni e quindi di un linguaggio comune, quello del rito, che di necessità fa riferimento ad una alterità terza per entrambi, cioè si crea una specie di territorio neutro dove posso, come dire, un linguaggio neutro dove sia la mia identità sia la tua identità è rispettata. Allora, quella della realtà extranaturale, una specie di inconscio comune tra i due. Come risultato di questa triangolazione vediamo realizzata la possibilità di una coesistenza tra culture diverse che si riconoscono reciprocamente e che si fronteggiano a una giusta distanza. Allora, io adesso apro una parentesi con le tematiche che abbiamo trattato la volta scorsa. Avevamo parlato di Granada, dell'Alhambra, del fatto della cosiddetta tricultura, di che cosa avesse potuto rendere possibile, cose che poi in altre parti si sono realizzate con dinamiche molto diverse, senza la medesima, diciamo, omogeneità di convivenza tra tre culture diverse. Quindi ritornerò ancora nel corso dell'esposizione su questo punto che mi sembra essere centrale e che voglio rideclinare all'interno del contesto dell'Aikido. Prima di continuare, però, lui appunto palesa che in sostanza quello che lui va a dire lo ha un po' estratto dal maestro Cognard, che è un maestro francese che ha scritto molti libri rispetto all'Aikido. Per quanto appunto ritiene Marco Favretti, il suo parere personale a riguardo ritiene che l'approccio al problema della relazione sia di grandissimo interesse per chi si situa a cavallo tra Oriente e Occidente, perché eredita e integra la grande riflessione sul problema del conflitto portata avanti nei secoli passati dalle arti marziali tradizionali e perché nel contempo contiene degli elementi di novità propri dell'Aikido moderno, che ha condotto una sua personale ricerca sul tema del conflitto a partire dal suo fondatore, cioè Morihei Ueshiba. O sensei Morihei Ueshiba, ritenuto il fondatore dell'Aikido moderno, affermava che il conflitto è creatore e che la vera forza del Budo è l'amore. Per proseguire con il suo allievo Kobayashi Hirokazu Soshu, quello che diceva che l'unica strategia è che il cuore dell'avversario muti toccandoci, vi ricordo io, il cui insegnamento poggiava sul fatto che la cosa più importante in Aikido è la libertà individuale. Siamo ancora sull'ambito del fumo. Vediamo se la cosa si concretizza più in modo più spesso. Allora, in questo mio ripetere semplicemente quello che ho appreso, non vedo nulla che si discosti da quella che è la tradizione dell'insegnamento in Oriente. Nella cultura orientale, la necessità di una innovazione, di un personale apporto o ricostruzione del corpus che costituisce una disciplina artistica o marziale non è per nulla sentita. Si può benissimo consacrare la propria vita di praticante di Shodo, l'arte della calligrafia, a cercare di riprodurre instancabilmente lo stesso pino o bambù dipinto secoli prima da un maestro di Shodo, senza bisogno di produrre qualcosa di nuovo. Inoltre, i grandi maestri dell'arte della ceramica, ovviamente, non firmavano le proprie opere, in quanto per essi non aveva senso firmare un oggetto che si era creato da sé, dal momento che il maestro che lo aveva modellato non si considerava altro che un tramite attraverso il quale il mondo manifestava se stesso. Il mondo manifestava se stesso. Interessante. Sì. Non c'era un intervento di terzi, no? Per fare un esempio un po' caricaturale, sarebbe come se noi volessimo mettere la nostra firma, nome e cognome sui figli che mettiamo al mondo e che appunto per nostro tramite giungono al mondo. È vero che i nostri figli ereditano il nostro cognome,
il nome della nostra famiglia, materna o paterna a seconda delle culture, ma anche qui abbiamo un esempio di giusta distanza. Se i figli ricevessero alla nascita questo attestato schiacciante di copia conforme all'originale, di identità alla matrice che li ha generati, non vi sarebbe spazio sufficiente per l'individualità. Se all'estremo opposto non vi fosse una struttura, quella familiare, estesa su più generazioni, nemmeno in questo caso l'individualità sarebbe possibile, per mancanza di una struttura culturale sulla quale far poggiare la propria individuazione. Si rimarrebbe, per così dire, ancora nel non manifestato, alla ricerca di un corpo familiare nel quale incarnarsi. Vedete, anche qui, attraverso questo semplice esempio o divagazione, per chi vorrebbe che arrivassi al tema che prometto di battere, si può percepire come in Oriente il concetto di identità non sia legato indissolubilmente a quello di azione sul mondo, al bisogno produzione, di trasformazione della realtà che ci circonda per provare a noi stessi che esistiamo. Loro sono su un altro piano. Sono noi che abbiamo bisogno di questo. Ho accennato all'inizio alla minaccia della propria identità che può derivare dallo scontro con la cultura dell'altro e del rischio potenziale di ricorso alla violenza quando non esista un linguaggio che faccia appello a degli elementi rituali per canalizzare questa violenza, permettendo il coesistere delle varie identità. Qui l'Oriente ci insegna che l'identità è automaticamente, apoditticamente inscritta per il semplice fatto di esistere come individuo, indipendentemente da ogni manifestazione, e quindi, al fondo, l'identità non ha bisogno di essere difesa, perché non può essere attaccata. Non so se vi è chiaro questo concetto. Tu esisti, c'hai lì, cioè, hai bisogno di ulteriori conferme? Ok. Ma l'altro aspetto, quello culturale che c'è qua, no? Ed è il fatto, no, che io per esistere, no, esprimere la mia identità devo essere, non so, un professore, un padre, un qualcosa. Invece, l'incontro con l'altro. Invece no, qua dicono, no, indipendentemente da queste cose che hai bisogno tu occidentale, io in Oriente esisto, ho la mia identità. Per il fatto semplice che sono qui, respiro. Che sono qui, vicino a te. Dopo questo lungo preambolo, mi sembra giusto e doveroso convergere sul tema di questa discussione, conflitto e relazione in Aikido, per cercare di tirare le fila e riannodare gli elementi sparsi di riflessione che ho avanzato. Necessariamente il tema dovrà essere circoscritto e si dovrà far emergere l'apporto peculiare alla riflessione che può essere dalle arti marziali. Per misurare l'ampiezza dell'argomento basterà per un attimo pensare a quanto spazio occupi nella storia e nella cultura dell'umanità la riflessione sul conflitto e la violenza. Si può dire che non vi sia altro aspetto dell'avventura umana trattato con una tale estensione, dai miti greci alla Bibbia e ai grandi libri delle altre tradizioni religiose, alla letteratura e filosofia, fino agli studi sociologici, antropologici e psicologici. L'altro grande tema che occupa il pensiero umano a un livello tale da rivaleggiare con il precedente è la coppia identità-alterità, binomio che possiamo declinare anche come unione e divisione, esclusione e reintegrazione. Ripeto, perché questa merita, l'altro grande tema che occupa il pensiero umano a un livello tale da rivaleggiare con il precedente è la coppia identità-alterità, binomio che possiamo declinare anche come unione e divisione, esclusione e reintegrazione. Dalla biologia cellulare ai romanzi d'amore o di viaggio fino al rapporto con il divino, non si fa altro che parlare di divisione e riproporre incessantemente la stessa domanda: chi sono io? Chi sono gli altri? Come posso vivere senza gli altri? Come posso convivere con la minaccia che la mia individualità venga diluita fino a scomparire nel mare dell'alterità? Vediamo quindi cosa dice l'Aikido a riguardo. Sintetizzo in alcuni punti. Il conflitto tra due entità nasce quando entrambi, anche in maniera non simmetrica, sentono la presenza dell'altro come una minaccia alla propria identità. Vi è quindi una insufficiente percezione della propria identità rispetto alla situazione che si deve vivere, e la soluzione scelta di comune accordo è il ricorso alla violenza. Questo schema funziona allo stesso modo sia che si tratti di conflitto tra individui o tra gruppi sociali o fra stati. Vedete,
Parto dal presupposto che ogni entità cosciente, sia esso un individuo o un gruppo sociale, abbia bisogno per esistere di definire la propria identità, e questo, nella maniera più semplice, consiste nel mettere dei limiti, dei confini tra sé e le altre identità. È chiaro questo, no? Io dico che io arrivo fino a qui, da qui poi cominci tu ed è un'altra cosa. Quando questi limiti o confini, siano essi territoriali o culturali, vengono minacciati o semplicemente messi in discussione, è l'identità stessa della persona, che è definita sulla base delle sue appartenenze culturali, ad essere minacciata. La reazione naturale, quindi, è quella di difendere i propri confini, la propria periferia. Tra stati si fanno delle guerre con enorme dispendio di mezzi, per difendere o riconquistare dei lembi insignificanti di terra. Tra gruppi sociali si conducono delle battaglie estenuanti per stabilire come devono essere vestiti gli individui in certi contesti, ma anche fino alla scala dell'individuo. Quando viene aggredito, la difesa istintiva consiste nell'irrigidire i muscoli del corpo per aumentare la percezione della propria identità e aumentare il senso di coesione. Si rinforza l'appoggio a terra per meglio percepire il contatto con il terreno. In generale, si manda l'energia del corpo verso la parte del corpo che è oggetto di aggressione. Ora però, per evitare di cadere in una facile condanna della reazione istintiva che ho descritto prima, bisogna andare ancora più in profondità nella descrizione di questo processo. Ogni entità cosciente ha anche, in virtù della sua appartenenza alla natura, una spinta innata a evolvere, ad aumentare la propria estensione fisica e anche la propria complessità. Quindi, di necessità, ogni entità è spinta a modificare la propria percezione della realtà. Quindi la propria coscienza è necessaria e necessariamente la propria identità tendono a cambiare, sostanzialmente. Vi è pertanto un conflitto, questo sì imposto dalla natura, tra la necessità di cambiare, ovvero di mettere in crisi periodicamente l'identità per poter rispondere alla necessità evolutiva, e la necessità di preservare l'identità, perché ogni entità, in quanto entità manifestata, deve avere una struttura, in questo caso una struttura identitaria, come componente essenziale della propria fenomenalità. Tradotto, c'è un conflitto tra la necessità di avere una struttura stabile che ti supporti e la necessità di, come dire, cambiare quella struttura, romperla, per poter evolvere. C'è un conflitto tra queste due cose. L'evoluzione porta... C'è un conflitto che, ricordiamoci, secondo l'Aikido, è creatore però, sì. Ok? Non è visto come una cosa negativa. Non è distruttivo. Esatto. Ogni entità, quindi, è ciclicamente alla ricerca dei mezzi per consolidare la propria identità e il conflitto. Ok. Con la sua estensione a rafforzare i confini identitari. Il conflitto con la sua estensione a rafforzare bla bla bla. A mettersi alla prova assolve a questo compito. Cioè, praticamente, in sostanza, il conflitto è quella roba che permette, diciamo, all'identità di trovare un equilibrio tra struttura ed evoluzione. Sì. Infine, come avevo detto prima, in tutte le relazioni non vi è altro che la problematica della divisione e riconciliazione. Le due entità minacciate, perché percepiscano come insufficiente, le due entità minacciate perché percepiscono come insufficiente la propria identità e quindi costrette allo scontro, che ridefinirà le proprie frontiere identitarie, trovano nel ricorso comune alla violenza un linguaggio, quello della violenza appunto, che è universale e che quindi può intervenire per stabilire una modalità di relazione e scongiurare il pericolo della perpetua identità senza relazione. Cioè, ogni qualvolta noi ci irrigidiamo dentro una struttura fissa, un modo di pensare fisso, unico, ok? Quello che succede attorno a noi è che si inasprisce l'ambiente, perché è la natura delle cose che cerca di farci cambiare. Sì. In qualche modo è la nostra natura più profonda che attrae a noi quel conflitto che in realtà ci serve, perché abbiamo bisogno di crescere. Dovremmo modificare leggermente la nostra struttura. Se il livello della violenza è troppo alto, vuol dire che la nostra struttura è troppo rigida. Sì, quindi ti dice no.
tu ti senti rigido, sei in conflitto, stai cambiando. No, ti dice un'altra cosa. Ti dice che se tu, come dire, ti ritrovi a fare l'esperienza della violenza, probabilmente sei rigido. Un esempio che è sotto gli occhi di tutti è la questione dell'immigrazione, sì. Nel senso che la cultura, per così dire, dominante di un paese si sente minacciata perché è inserita all'interno di una struttura rigida che diventa quasi dogmatica a un certo punto nel momento in cui si scontra con l'alterità. Sì. È un fenomeno che non si può arginare il fatto che arrivino persone da altre parti del mondo, è sempre stato così. Le culture si sono formate così, quindi non è minacciata nell'invasione, arrivano questi qua, è minacciata nella sua identità, nell'attuale identità. Quindi gli dice: tu straniero stai a casa. Sì, quindi si inaspriscono i toni. Vi è proprio lo scontro fra la struttura e l'evoluzione, che in questo caso è rappresentata dalle persone. Ad un certo punto ci sono due modi di fare, no? Io ho un mio modo di fare e là c'è un altro modo di fare. L'uno, il modo di fare di uno mette in discussione quello dell'altro. Allora, o si trova una via comune dove, come dire, si cambia modo di vivere sostanzialmente e si preserva la parte più profonda e il valore più profondo alla fine del rapporto umano, che è quello della crescita, e si mettono in discussione i propri modi di pensare, oppure si preservano i modi di pensare e si ammazzano le persone o si fa lo scontro con le persone, che è quello che succede purtroppo nella maggioranza dei casi, sia nel macrocosmico che nel microcosmico. Questo è quanto. Vado avanti? Certo. Ok. Dove sono arrivato? Ok, identitarie. Ok. Che è universale. Oh. Tutti i conflitti, infatti, dopo un po' finiscono. Le entità coinvolte si riconoscono. I legami si riannodano in virtù del comune ricorso fatto al linguaggio universale della violenza. E le entità si espandono fino al prossimo necessario scontro. Cioè, se noi dovessimo fare un esempio sul macrocosmico, sì, è vero, ci sono state le guerre, però alla fine delle guerre il risultato è stato che le culture si sono mischiate, si sono contaminate, la gente è cambiata. Quindi inizialmente, al di là di qualsiasi, come dire, previsione, no, io sto sul mio e ti spacco. L'altro, stessa cosa, vincerà il più forte, ma la verità è che vince il cambiamento comunque. Cioè, si fa la guerra perché non si vuole cambiare, e in realtà il cambiamento avviene comunque, perché non si può opporsi realmente al cambiamento. Perché ogni stasi è illusione, pura illusione. Sì. Qualsiasi verità statica è un'illusione, sì. Qualsiasi. E infatti, anche dopo ogni guerra, niente... Nessuno è come prima e niente è come prima. Sì, purtroppo con un sacco di traumi, però attraverso il trauma passa anche dell'altro. Sì. Passano le lingue, passano le usanze, passano i costumi, passano le culture e molto spesso, come dimostrano le miriadi di matrimoni che ci sono state durante la guerra, per esempio nel Vietnam, tra i soldati e le donne vietnamite. Questo ha contribuito, per esempio, da lì all'espansione, per esempio, delle arti marziali vietnamite qui, sì. Ma non solo delle arti marziali, anche delle arti vietnamite, delle arti e basta, e della cultura vietnamita. Quindi la cultura si muove così, quando non c'è un linguaggio di altro tipo che possa essere comune, lo fa il linguaggio più arcaico che esista, cioè la violenza. E questo è, diciamo, il punto di vista dell'Aikido su questo. Io vi ricordo che io continuerò a leggere. Nel frattempo, se voi volete intervenire, potete farlo via SMS al 334-710-2672. Poi tra un'oretta, anche forse un po' meno, apriremo le telefonate. Vi ricordo che oggi siamo con voi fino alle 8 di sera in trasmissione. Poi, fuori dalla trasmissione, ci ritroviamo qui in sede della radio a conoscerci un po' meglio. Dunque, abbiamo detto, ok, il pensiero dell'Aikido è il seguente: non vi può essere un rifiuto e una condanna a priori del conflitto, perché questa è la modalità che la natura sceglie per la propria evoluzione. Al contrario, la conflittualità deve essere pensata come possibilità di evoluzione, purché il conflitto trovi il giusto spazio.
la giusta distanza nella quale esprimersi. Il conflitto nasce da una insufficiente percezione della propria identità e quindi è fondamentale passare ad una nozione più profonda di identità, di quella basata sulle proprie appartenenze culturali. La violenza è il linguaggio che le due identità che si affrontano sono costrette a utilizzare quando tutti gli altri mezzi di comunicazione si sono rivelati impraticabili. È quindi necessario disporre di un linguaggio comune, sufficientemente complesso, per poter fare esprimere nella sfera relazionale, emotiva e psichica i conflitti. Bisogna avere una concezione della propria identità sufficientemente profonda perché l'incontro con l'altro non costituisca una minaccia e quindi avere la possibilità di accogliere dentro sé l'alterità senza paura di perdere la propria identità. Come si può... Prego, Francesco. Interessante questa cosa. Certo. No, cioè, pensa a tutto l'aspetto, no? Ai paesi che uno dichiara guerra all'altro, eccetera, eccetera, e perché non ha una sufficiente identità. O perché, diciamo, la sua identità la sente minacciata, al di là, diciamo, che si possono fare, diciamo, ragionamenti di tipo economico, eccetera. Ma se restiamo sotto questo tema dell'identità, non c'è una sufficiente identità. E non sono pronto su questo momento qua di accettare un confronto con te perché non ho un linguaggio sufficiente che mi permette di comunicare con te, di esprimermi, ma di sentirmi anche quello che io sì, sono. Ma la vera domanda, la domanda proprio che arriva al nocciolo qui, è per quale motivo questa mancanza di identità c'è? Per quale motivo questa mancanza di identità esiste? Nel senso che è come se lo stile di vita che adottiamo, il modo di pensare che abbiamo nel corso di tutti i giorni, costruisce la nostra identità con degli strumenti sbagliati. Nel senso che noi abbiamo bisogno di confermare la nostra identità attraverso dei feticci. Sì. Dei feticci che sono modi di pensare comuni, usanze comuni, ma non un ascolto e una percezione effettiva della nostra interiorità. Pura e semplice, sì. Respirando, nient'altro, sì. Senza ausili esterni, di nessuna natura. Sì. Ok? Questa cosa non avviene. Cioè, la gente usa feticci. Quando quei feticci vengono messi in discussione, capita, si agitano. Perché poi, e io chi sono allora? No? E questo è un po' quello che avviene. Sì, penso anche, diciamo, adesso che, non so, per esempio, alle tradizioni, alle sagre paesane, tutte queste cose che manifestano un'identità ristretta di un nucleo ristretto delle persone al di là, che restando, diciamo, sotto il tema dell'identità, posso essere anche smentito da chi mi ascolta. Ma queste cose qua non portano certo, diciamo, un'evoluzione delle persone, non portano certo un cambiamento delle persone. Se si spaventano, no? Nel momento in cui al paese vicino, dopo della sagra, che ne so, dea, poenta diverso. E i fasoi fanno quella del kebab, se si spaventano per questo, questo atteggiamento certamente non produce un'evoluzione se finisce lì. Ma se invece quel conflitto, ok, porta alle persone a cominciare a scontrarsi, dirsi ma perché tu il kebab, io invece il poente fasoi, mi sono nato qui, ma mi sono arrivato dopo, ma mi sono arrivato qua, poi però alla fine magari, come dire, finiscono che fanno una capannone unico dove si fa sia il kebab e sia il poente fasoi, no? E magari bevono e mangiano assieme. In quel caso là il conflitto è stato creatore, ha prodotto un rituale nuovo in cui entrambe le culture si possono esprimere, si possono manifestare. Sì, ma c'è stato quello che dicevamo prima, il riconoscimento delle persone attraverso magari il dono, no? Sì. Che prima veniva descritto come un rito, no? Per cui io accetto il tuo dono della pasta e tu accetti il mio dono del kebab, no? Ok? Ok. Andiamo avanti. Allora, dice Favretti, come si può mettere in pratica un tale programma senza essere giustamente considerati ambiziosi o visionari? Vedete, questa concezione della violenza, della relazione e del conflitto è stata per me un'acquisizione graduale nella quale la profondità della riflessione che mi veniva offerta ha potuto accompagnarsi alla sperimentazione della relazione con l'altro che si ha costantemente nella pratica dell'Aikido. Non posso pretendere quindi da chi mi ascolta che queste riflessioni siano attualmente altrettanto eloquenti, non essendo altro per il momento che delle acquisizioni concettuali e non corporee. E qui dice una cosa per me fondamentale.
non impari certe cose con la testa. Con la testa ti fai la concezione, le acquisisci con il corpo. Quindi esperienza. Perché è dal corpo che poi arrivi alla parte più profonda di te. Quindi corpo e anima non sono un cavolo separati, perché come dire, è la mente e l'anima, se vuoi, che come dire, è più difficile mettere in comunicazione quelle due robe lì, perché come dire, se te pensi che la verità sia quello che pensi, allora la verità che sta più in profondità di quello che pensi a volte può essere considerato addirittura un male, no? Anche se è una parte di te. Invece qui dice, guarda, le cose che io vi sto dicendo sono delle cose che ho messo su carta, le ho capite, le ho concettualizzate dopo. In realtà prima le vivi dentro. Io ho fatto Aikido, ho fatto anche una ginnastica particolare che si fa all'interno dell'Aikido. E praticamente la ginnastica serviva, mi hanno detto poi, ok, per imparare a sentire l'energia a livello dell'ombelico. Il bello è che non ti dicono niente, non è che fai della filosofia, cioè tu arrivi dentro, l'insegnante ti dice devi fare così, ok, tu lo fai perché devi farlo, se no stai a casa, ok, e poi è l'esperienza di quel suggerimento lì che ti fa capire quello che sta accadendo, cioè non c'è bagatella. Te ne accorgi tu dei cambiamenti che stanno avvenendo. Quindi non c'è una sorta di lavaggio del cervello rispetto all'energia o all'energia. Loro non parlano neanche di questa cosa. Ok? Te la impari a percepire tu. Poi vuoi chiamarla pasta e fagioli. La chiami pasta e fagioli. Ok. Quindi, l'Aikido è un'arte marziale. E in essa tutti questi temi vengono trattati non verbalmente, appunto lo stavamo dicendo, no? Sì. Ma attraverso la relazione da corpo a corpo, inteso evidentemente come entità psicosomatica. È questo un vantaggio non da poco. Il fatto di non utilizzare la parola permette di abbandonare fin dall'inizio una modalità di relazione, quella basata sul linguaggio appunto, che è diretta emanazione della cultura, o meglio della collettività alla quale apparteniamo. Il lasciare il linguaggio verbale non è sufficiente in una società estremamente ricca e sofisticata nell'uso dei simboli come la nostra. L'Aikido allora prevede di condurre la propria pratica in un luogo adatto alla strutturazione approfondita della coscienza. Il luogo in cui si pratica è il dojo, che è un ambiente completamente simbolizzato e nel quale si applica un rituale codificato. L'uso di uno spazio strutturato dal simbolo e l'adozione di un rituale, non esoterico ovviamente, ma che permette una forma di etichetta e di disciplina basate sul concetto di anteporre l'altro a se stessi, permettono alla persona che pratica di sapere esattamente nel contesto dell'Aikido qual è il proprio posto e il proprio ruolo nell'insieme delle relazioni e interazioni complesse che si svolgono. Sapere di essere al proprio posto è una delle esperienze più strutturanti per l'individuo e tale esperienza può essere esportata e costituire un'acquisizione permanente per la vita dell'individuo, anche al di fuori della pratica. Necessariamente limitata nello spazio e nel tempo dell'Aikido, cioè sta dicendo alla fine il dojo, ok, è un po' una sorta di linguaggio comune, no? E quindi attraverso questo linguaggio comune si possono mettere insieme culture diverse che poi lì si conoscono attraverso dei codici, ok? Questo codice, come dire, fa da bypass, sì, al conflitto e alla violenza. A guardare appena un po' in profondità, l'Aikido è una riproposizione in un contesto strutturato da un linguaggio e da un rituale, di uno scontro in cui l'aggressore viene sconfitto e annientato. Quale ne è l'utilità? Preciso, anche se non è facile trasmettere queste immagini a chi non ne ha un'esperienza diretta, che il contesto dell'Aikido non è quello dell'espressione teatrale o artistica di certe terapie psicologiche e che di nuovo il rituale interviene a impedire derive dell'individuo in senso psicologico. Riassumendo, l'esperienza della relazione potenzialmente violenta e la sua risoluzione attraverso l'adozione di un linguaggio, quello della tecnica di Aikido, viene ad essere un'esperienza che struttura in modo positivo l'identità dell'individuo. La differenza fondamentale, quindi, è che l'Aikido interpone alla necessità naturale del conflitto un linguaggio e un rituale che costituiscono un terzo elemento tra le due entità in conflitto, che permette l'evoluzione di entrambe le coscienze. In questo modo la risoluzione del conflitto
non si dà attraverso la messa a morte, sia pure rituale, dell'avversario, ma attraverso l'esperienza vissuta a livello corporeo di perdita della propria identità e di riacquisizione di una nuova attraverso il contatto con l'altro, mediato dalla tecnica linguaggio dell'Aikido. Tutto questo permette di gettare le basi per una diversa concezione dell'identità. L'identità nasce dalla relazione. Non vi è identità senza essere in relazione e quindi l'alterità, gli altri, sono costitutivi della nostra identità. Questa concezione dell'identità è da sempre patrimonio delle culture orientali e trova la sua espressione, ad esempio, nel pensiero del buddismo Zen. Più vi è alterità in noi, più vi è identità, come due facce della stessa moneta. In Aikido questo concetto è espresso dalla frase uke soku seme, seme soku uke, cioè ovvero colui che dà è uguale oppure diventa colui che riceve e viceversa. In poche parole, più sei capace di relazionarti con ciò che è diverso da te e più in realtà sei, come dire, sicuro di te stesso dentro di te, non è che la ostenti questa cosa. Più invece non sei capace di fare questa cosa e hai bisogno, come dire, di mettere paletti a destra manca per ogni dove, più vuol dire che c'è qualcosa lì dentro che non quadra. Questo è un po' il concetto. Ringrazio Akbi che appunto ci dice che gli è piaciuta molto la trasmissione. E poi non ho capito bene il messaggio di Sonia. Non ho capito. Luisa o Sonia? Parla dell'ultima cena, ma non capisco. Dice una cosa come: ma è l'ultima cena? Mi domando, Luisa. No, Luisa, risposi, deve ancora cominciare. Sonia, non capisco. Non riesco a interpretarlo. Ecco, questo è un po' il pensiero della... Ok, nella cultura e nel mantenimento della tradizione non c'è il nuovo, ma c'è l'abitudine al vecchio, il quale cristallizza e non apre alla comprensione. Perfetto. Nella cultura e nel mantenimento della tradizione. Ok, dipende, perché per esempio anche l'Aikido stesso è una... è un'arte marziale tutto sommato allo stesso tempo innovativa e tradizionale. Sì. Cioè è un approccio tradizionale nel senso che c'è come dire una sorta appunto di rituale che è tradizionale e c'è un'innovazione invece nella modalità di relazione tra come dire Tori e Uke, che sono quelli che poi stanno sulla materassina a fare effettivamente questa cosa. Solo che quello che si può vedere dall'esterno è la parte tradizionale. Quello che si vive come innovazione lo vivi dall'interno, lo vivi una volta che sei in materassina e lo vivi quando tu fai determinate cose, se no non la puoi. Sì, ma l'ultima cosa che dicevi, no? Cioè, sì. È che l'altro, diciamo, è essenziale per la mia identità. Certo. Quindi? Sì, sì, sì. Sì, non ho detto che è sbagliato, ho detto che dipende. Sì. Okay. Scatola in cui chiudersi non è più qualcosa che ti fa evolvere. Sì, 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 sì. In quel caso ha ragione Luigi. In questo caso l'Aikido, che è comunque qualcosa di tradizionale, non resta una parata folcloristica e basta, diventa un linguaggio che ti fa fare un'esperienza. Poi dipende anche dall'Aikido. Va bene, certo. Naturalmente dal tipo di Aikido, del maestro, da chi eccetera. Ti insegna, eccetera, eccetera. Sì, 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 chiaro che sì. Ecco, questo è quanto. Io vi ricordo appunto i numeri di telefono, scusate, mi sto aggrovigliando sulle cuffie, eccoci qua, e che per intervenire via sms 334-710-2672, vediamo se abbiamo delle canzoncine pronte, mi pare di sì, e nel frattempo che attendo i vostri interventi facciamo uno stacchetto, vi faccio sentire qualche canzoncina, a tra poco. Pronto? Pronto? Pronto, ciao ragazzi, sono Giusy. Ciao Giusy. Volevo chiedervi, prego. Mi facevo queste domande appunto, per identificare se stessi è necessario confrontarsi con l'avversario se si conosce o meno, oppure dicevate anche, cioè uno diverso di razza, di cultura eccetera. E dopo chiedevo appunto, l'Aikido sono delle mosse
che ne so, non me ne intendo tanto, delle mosse che contemporaneamente sono anche dei riflessi di pensiero. Grazie, attendo la vostra risposta. Ok, ciao. Grazie mille, ciao, ciao Giugi. Ah, ciao, complimenti. Grazie. Grazie. Complimenti. Grazie mille, buona serata. Adesso ti rispondiamo. Allora, le domande erano se praticamente con l'Aikido per conoscere se stessi era necessario confrontarsi con l'avversario. In parte sì, ripeto, io non sono un insegnante di Aikido, quindi ho tratto una riflessione fatta dal mondo dell'Aikido per aprire, come dire, una riflessione su noi stessi. Non posso dare... non sono nella posizione di dare delle spiegazioni rispetto a che cosa sia dal punto di vista tecnico l'Aikido. Non lo faccio, non spetta a me, bisogna contattare qualche maestro per farlo. Quello che ti posso dire è che, sicuramente nell'Aikido il confronto con l'altro è una delle maniere attraverso la quale tu impari a conoscere un po' anche te stesso. È un po' il discorso del riflesso, no? D'altra parte, l'altra domanda era se l'Aikido è una serie di mosse. Sì, l'Aikido è una serie di mosse, è molto tecnico, non è solo questo, ha a che fare anche con la percezione dell'avversario, e in Aikido in particolare si ritiene che si possa intervenire quantomeno nell'Aikido di Kobayashi, Hirokazu, si possa intervenire, relazionarsi con l'avversario molto prima di entrare in contatto fisico con l'avversario. E questo è tutto quanto quello che posso dire in merito, ecco, nello specifico. Vi ricordo ancora i numeri di telefono, ringrazio Rodolfo per le informazioni che ci ha mandato, segnalando che Piero Savegnago è stato un discepolo di Kobayashi che è venuto qui a Radio Gama 5 a giugno. Prendo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Carlo. Ciao Carlo. Allora... conoscersi, pancia piena e pancia vuota, se ragiona nella stessa maniera o no? Come? Pancia piena, oppure prima da mangiare cosa sei affamati e dopo cosa sei a mangiare che sei a stomaco e pancia piena, se ragiona nella stessa maniera o no? Non credo, nel senso... sono d'accordo con te, è là che si sa da dirsene no, che conoscersi dentro, non so. Non ho capito quello che stai dicendo, cioè pancia piena e pancia vuota, cosa vuol dire? È un'affermazione. Conoscere se stessi. Conoscere se stessi, pancia piena e pancia vuota. Sì, a pancia piena e pancia vuota, se ragiona, se affronta a stessa maniera. Modo, no, cioè a pancia piena la affronti in un modo, a pancia vuota in un altro. Oh, ecco, appunto, allora là che è da commissiare per capire come che siamo fatti, no? Ok. Siamo d'accordo? Sì. E dopo parlare, per esempio, te che tira fuori il rito secondo me è un'azione posta in materialità che si tocca, cioè ti te vansi tre pumi da me e mi vanso quattro pumi da te, non sei che ti devi da darne un pumo a me, no? Migo da ricevere quattro pumi da te e ti deve da ricevere tre pomi da me. Quello è il rito, secondo me. Non fare la differenza matematica, tappa qua e basta. Beh, dal tuo punto di vista. Due riti diversi. Probabilmente il rito è un po' più complicato di così, può avere funzioni diverse. Sì, appunto. E allora, e quando che si parla di materia astratta, che non si può toccare, che non si può dare atto dimostrativo. Come per esempio nel nostro caso? Amico, guarda, sul vocabolario etimologico, cosa che vuol dire anima. E sinceramente se parte in azioni o pensieri fatti a un certo periodo, che si illustra anche la periodicità di questi cambiamenti di significato o attribuzioni, e nei vari periodi si cambia anche l'esibizione scritta del significato. Okay. E per questa anima cosa sia? Quella che veniva esibita dagli antichi, non so, prima dei greci, 7000. Non lo so, cioè io non sono qui per definire la parola anima, no, io probabilmente ho utilizzato questo termine. Perché,
perché mi sento molto in confusione, perché la discussione, l'argomentazione mi sta molto gradevole, ma quando che cado in questi termini di contraddittorietà non so più dove andare a scegliere, a capire, a tor sul significato della parola che sta pronunciando, capisco. Ok, ma cioè ti ha turbato solo il termine anima? Perché voglio ma dire. Non solo che se ci ripetiamo ogni frase, che se facciamo a fare, adesso mi te l'ho portato solo a esempio esemplificativo. Ok, ma hai capito qual è, diciamo. Questi sono i miei amici, Vito. E dove c'è il numero privato, ti faccio sentire che un amico mio è di gamma 5 e tutto qua. Ok. E dove Dio? Sì. Quando ti faccio sto telefonare qua, in questa compagnia, e si sente che ha l'istinto di se ti telefonasse a te, facesse qualche domanda magari più sancitoria, più che se collaborasse per capirsi, sarebbe. Sì, ad ogni modo. Una battaglia, che ne guadagneria, mi faria un piacere. Ok. Capito il discorso, io l'ho capito, cioè, ho capito che sei stato perplesso perplesso per queste fedi, per queste cose. Okay. Invece di porre la parola credenza, si mette la parola fede. Ma scusa un attimo, non stai parlando con me o con qualcun altro? Nel senso, io non ho particolari fedi o particolari credenze, cioè no, io personalmente. Quando si mette in campo, no, quando che si mette in campo, non so, io porre la critica alla persona perché ha una certa direttiva del pensiero, di roba così. La conosci la differenza tra significante e significato, giusto? Beh, significante è un gerundio. Cioè, il linguaggio è un significante, il significato è come lo interpreti. Doverbi, è un presente, sia lingua inglese, LSD inglese. Allora facciamo una cosa, fammi una domanda chiara, io cerco di darti una risposta chiara, più di così non posso fare. Hai enunciato la parola anima, cos'è secondo te l'anima? Ok, adesso cerco di risponderti, ok? Grazie. Aspetta che ho ancora qualcosa da dire, intanto che frego la telefonata. No, guarda, cioè, non è che posso stare qua a partire, no? Cioè, vuol dire. No, ciao. Ciao. Dimmi l'anima, però. Sì. Dopo dammi l'indirizzo che vado a catarla anche a me. Oh, ok. Ciao. Allora, secondo me, e dico secondo me, e quindi solo ed esclusivamente secondo me, l'anima è qualcosa che noi abbiamo dentro e che possiamo sentire oppure no, ok? Cioè è la parte più profonda di noi, io la intendo così. Dopodiché sono consapevole che è una parola che può essere interpretata in un milione di maniere diverse, non sospetta a me a dare il significato univoco di questa cosa, anche perché, come dire, non credo che il linguaggio potrà mai sondare effettivamente il significato dell'anima, nel senso che il linguaggio ha a che fare con la mente, ok? Altre cose ha a che fare con parti di noi che il linguaggio non può sondare. Se no, si potrebbe arrivare dappertutto col linguaggio e si potrebbe capirsi solo ed esclusivamente col linguaggio. Invece, solitamente, suga anche l'amore. Ma anche l'amore è una parola che ha bisogno di essere interpretata. Non te dico mico che l'è. Ok, basta. Bene, pronto? Pronto, buonasera, sono Calogerino. Ciao. Come stai? Ciao, Calogerino, sto bene. Tu? Io bene. Fai cosa dice lo zio Checo? Chi? Lo zio Checo. Cosa dice lo zio Checo? Praticamente l'anima è qui, che è dentro gli alberi, proprio al centro. L'anima dell'albero? L'anima dell'albero. Ok, sì, ecco, così lo diciamo a Pietro. A Carlo. Carlo D'Abano. Sì. Allora a Carlo gli devo dire che l'anima è dentro l'albero? Sì, è che quando che l'albero diventa vecchio si taglia. Ok. Tuo zio come si chiama, tuo zio? Mio zio Checo, Checo la campagna Lupia. Ok. Benissimo. Grazie mille. Hai capito che se passai pare abbi un'ombra. Ok. Anche due. Grazie mille. Volevo fare un augurio a tutti quelli che stanno poco bene. Ecco. Grazie. Ciao. Ciao Calogerino. Ciao. Ciao. Ecco. Sì. Non. Beh, o no? Sì. Didi. Comunque, a proposito del linguaggio di prima, del cercare di definire le parole,
Sicuramente qualcosa che crea confusione e soprattutto crea conflitto, perché il linguaggio è qualcosa che è una specie di bagaglio culturale, sì. No? È una mappa anche quella. Quando ti incontri o quando incontri qualcuno che ha un linguaggio diverso dal tuo, necessariamente ti devi scontrare. Sì, la cosa interessante è che non necessariamente due persone che parlano italiano non è detto che abbiano infatti, lo stesso linguaggio. Anzi, si capiscono. Non è così. E comunque anche il rito è un linguaggio, visto che Carlo prima aveva tirato fuori il rito. Il rito è un linguaggio. Sì. Ecco. E il linguaggio è un rito. Avevo un'altra telefonata, però. Sì. Pronto? Pronto. Sì. Ciao ragazzi, sono Nick. Ciao Nick. Tu hai buttato tante cose, ma almeno due o tre posso anche toccarli, i concetti oggi. Era il concetto identificarsi e appartenenza. Li apparteniamo a chi o da che cosa siamo identificati. Ok. No, era così che... Sì, 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 identità e appartenenza. Cioè... Appartenenza, per esempio, posso parlare con me quando inizio di fare le prime ricerche, che tutte le cose vanno a mutarsi, capito? Da nascita a crescita e dopo è tutto quello qua, che non abbiamo stessa forma durante il percorso qua. Sì, abbiamo delle modalità diverse di esprimersi. No? Allora sì. Non siamo identificati da... la forma o dall'appartenenza di un gruppo, di un ceppo, di una razza, perché anche la nostra DNA, come ho capito, tra due nasce un'altra persona e non può essere uguale come mamma e papà, capito? Anche tra i fratelli non hanno lo stesso gruppo di sangue, anche il DNA non è, assomigliano. Ma non è uguale. Sembrano uguali, ma non è. C'è allora, sempre una variabile. Molteplicità delle forme, del modo di comportarsi. Abbiamo qua, dobbiamo raggiungere, ognuno porta con sé i dati, i doti, il suo carattere, caratteri che ha acquisito durante tante vite, il carattere. Maggior parte, tutti i comportamenti nostri che ho capito vengono da educazione, dalla cultura, coltivare. Sì. Che vengono trasmessi da generazioni, appartengono a un gruppo, una stipe, capostipe, che una persona che sa guidare proprio la prole o il gruppo grande, che siamo arrivati fin qua, sempre si tratta di una forma di sopravvivenza che ce l'ha dato già prima di arrivare, anche che ha creato l'ambiente dove ci ha buttati per sopravvivere e per sviluppare proprio le altre doti, virtù, sì, sì. Virtù tra tutte le persone. Che quando si tratta dopo per comportamenti malvagi o comportamenti saggi, sono due cose diverse che... Sì, sì, nel complesso è noi questo. Siamo arrivati a vivere in comunità non per costrizione o per una legge naturale, che dobbiamo vivere tra noi e scambiare proprio le esperienze. Certo, Nick, il concetto l'hai espresso, io devo andare in pubblicità. Ti chiedo di ascoltarci, no, mando la pubblicità. Io ascolto, ma il percorso è lungo, non ritiro. No. Dopo, no, quando torno dalla pubblicità, ti posso parlo. Cosa sono opinioni, come è stato il momento della una persona che viene toccato da qualche discorso, perché le parola nel logos vuol dire per eccellenza, vuol dire, non è che l'unica che abbiamo è la parola, sì, che non abbiamo altri strumenti, no? Ma da dove arriva quella parola dopo vediamo, dopo okay. Cerchiamo in profondità del sé. Okay. Perché non siamo identificati da il gruppo di sangue. Devo andare in pubblicità. Abbiamo un altro gruppo di sangue. Quando lasceremo la vita terrena dobbiamo andare proprio al nostro paese, da dove okay. siamo venuti. Nick, ci sentiamo dopo la pubblicità. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ecco, ci sentiamo tra un attimo. Dobbiamo andare alla pubblicità. Ci sentiamo tra un po'. Eccoci di nuovo in studio. Allora, qualche minuto fa stavamo parlando. Ragionando di un testo scritto da Marco Favretti, la traduzione di una conferenza che ha fatto nel 2007 a una manifestazione che si chiamava IGAN, che si è svolta ad Abano Terme, e parlava di conflitto e relazione visti dal punto di vista dell'Aikido e dell'Aikido in particolare di lignaggio André Cognard e Kobayashi Rokazu.
Eravamo al telefono qualche minuto fa con Nick, che in sostanza, mi è sembrato di capire, diceva che le modalità con cui ci relazioniamo sono quelle che ci sono state date dalla cultura, e questa cultura solitamente ha avuto dei patriarchi o delle matriarche, insomma quello che è, e che quindi, come dire, si manifestano nella società secondo una ricetta un po' preconfezionata. E poi invece nella realtà dei fatti neanche, come dire, la genetica in natura fa mai due cose uguali, ci sono sempre delle differenze, e queste differenze ci mettono in discussione l'un l'altro sostanzialmente. Saluto Fabio da Spinea, che ci ha mandato un simpatico messaggio, e poi saluto anche Sonia, che ci dà la sua opinione rispetto a che cosa sia secondo lei l'anima, e dice che secondo me l'anima è all'interno del corpo, dove l'insieme emozionale può trasmettere all'esterno in base alle conoscenze. Grazie Sonia per la tua opinione in merito. Io vi ricordo a questo punto ancora i numeri di telefono per intervenire via SMS: 334-710-2672, e i numeri di telefono per intervenire invece telefonicamente: 049-700-700 e 049-700-838. Vi ricordo ancora che questa sera continueremo la nostra così avventura anche dopo la trasmissione radiofonica. Intorno alle 9 ci troviamo qui in radio, per chi volesse partecipare facciamo qualcosa insieme, ci conosciamo un po' e cominciamo a lavorare in particolare anche sull'autostima, perché discutevamo mentre la musica girava sul fatto che in effetti il concetto di identità è strettamente correlato poi a quello di autostima, nel senso che, come dire, la perdita di identità è molto spesso legata a una mancanza di autostima, nel senso dipende su che cosa stimi di te stesso, no? Perché se stimi che ne so, i pantaloncini blu che hai addosso e qualcuno te li porta via, ecco che tu hai perso la tua autostima, no? Dipende dove la appoggi la tua autostima. Bisognerebbe cercare di appoggiarla su cose che non sono, come dire, evanescenti, che non possono, diciamo, facilmente essere messe in discussione, come per esempio il fatto stesso di esistere. Cioè, se puoi perdere la tua identità e ti ammazzano, non è che hai perso solo l'identità, hai perso anche tutto quanto il resto, no? Ecco, quindi prima che la perdi, insomma, ci vuole dell'impegno. Questo è un po' il succo, il punto della discussione. Appunto, se non sento le vostre telefonate, io vi farò sentire qualche altra canzoncina, oppure ragioneremo tra di noi rispetto a questa cosa che abbiamo sentito. Se non vi secca, io vi faccio anche qualche domanda. In particolare, Francesco, visto hai scritto un papiro, quindi un'altra cosa però volevo chiederti, Francesco, che oggi non vorrei, secondo me poi la colleghiamo sta cosa. Sì. Tu ieri sei andato a fare un'esperienza. Sì, ti riferisci alla conferenza di sì. Di Paolo Barna. Io non ho potuto esserci ieri. Sì. Mangia tranquilla. Dimmi. Prego. Qual è la domanda? La domanda è che cosa hai visto? Che cosa hai vissuto mentre eri lì? Cioè, raccontaci un po' questa cosa, visto io non c'ero, quindi me lo devo far raccontare per forza. No, la teoria non te la racconto. Perché la teoria la conosco. La conosco. Quello che io, diciamo, ho notato a livello di carenza o mancanza di discussione è un aspetto per me fondamentale, e che è, diciamo, l'aspetto della corruzione che esiste, che c'è in questo paese, che esiste a tutti i livelli istituzionali, a livello bancario, non ne parliamo, e conseguentemente anche dal punto di vista, diciamo, degli industriali, perché gli industriali o sono corrotti o sono corruttori, alcuni, non mi riferisco ovviamente a tutti quanti, no? E diciamo questo aspetto e questa teoria non ha, diciamo, dal mio punto di vista accennato a questo aspetto. Quindi se metti in campo qualsiasi manovra
riporti in campo l'aspetto della sovranità monetaria e non tieni conto di questo aspetto fondamentale che è la corruzione, secondo me non vai in Italia, diciamo, non vai da nessuna parte. In Italia non vai da nessuna parte. Tra l'altro, che ci accomunano agli altri paesi che sono in crisi è appunto questo livello, questo alto tasso di corruzione a tutti i livelli, anche se può sembrare una ripetizione. E su questo, diciamo, non ho trovato riscontro, non ci sono stati né interventi da parte, diciamo, dei relatori al congresso e neanche, diciamo, c'è stato modo poi dopo di intervenire su questo argomento, insomma. Ho trovato che questo aspetto, diciamo, è fortemente assente e che condiziona qualsiasi tipo di iniziativa che uno poi andrà. Cioè, tu sostanzialmente dici è inutile stare qui a fare un sacco di magheggi se poi questo problema rimane e quindi va a inficiare sulla realizzazione di qualsiasi cosa, nel senso di qualsiasi progetto okay. Che tu porti in campo, questo aspetto deve essere sciolto per primo e deve trovare soluzione, perché se non si porta a soluzione questo aspetto negativo fortemente debilitante, un paese non può crescere, non può andare avanti, insomma. D'accordo.